Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Raga, andiamo a analizzare un po' le partite del pomeriggio. Parliamo del Pescara che domani giocherà contro la Cremonese alle 21 allo Stadio Adriatico. Prima di tutto però mi raccomando, supportatemi, like se questo video vi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, attivate la campanella in modo che vi arrivino le notifiche quando carico nuovi video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Bene, andiamo a parlare di questa Serie B che è ritornata in campo ieri sera con il Palermo che ha perso in casa contro la Salernitana. Vabbè, il Palermo forse pensava che la Salernitana era una carta fatta e che quindi avrebbe vinto facile, invece no, dopo essere passato in vantaggio dopo pochi minuti inizio partita il Palermo, la Salernitana si è resa un po' pericolosa, è riuscita in qualche modo a pareggiare prima della fine del primo tempo, mi pare 1-1, o hanno segnato su, non mi ricordo, comunque gli ha segnato Henderson, mi pare, quel giocatore brasiliano forte della Salernitana che è in prestito dalla Lazio, 1-1. E poi al 93esimo, peretta finale, la Salernitana espugna il Renzo Barbera, infligge al Palermo la prima sconfitta del girone di ritorno e quindi la squadra di Gregucci vince la prima partita sotto la sua gestione e si rilancia. Oggi pomeriggio alle 3 si sono giocate altre 3 partite, Crotone-Cittadella 0-0, il Crotone non riesce a vincere neanche oggi contro un ostico Cittadella, da segnalare che è tornato in campo appena lì a 15 minuti dalla fine, è rientrato nel rettangolo di gioco, ma il Crotone non è riuscito a sfondare, il Crotone che si sta sta smantellando tutto, cioè hanno venduto Budimir, hanno venduto Stojan, mi pare che venderanno Martella, venderanno anche altri giocatori, non lo so perché, però mi sembra una cosa strana con una squadra che si trova nei bassi fondi della classifica e comunque non riesce a vincere neanche oggi e quindi si trova ancora lì nei bassi fondi della classifica. Carpi Foggia 0-2, qui c'è lo zampino di Iemmello che fa una bella doppietta per il Foggia che riesce a vincere a Carpi e quindi a tirarsi un po' su in classifica, che il Foggia sta cercando di risalire per non retrocedere dopo gli 8 punti di penalità con cui è partito inizio campionato. E poi c'è stata una partita che a noi ci interessava più di tutte, Lecce-Benevento, qui una partita fra due squadre di alta classifica in zona playoff, 1-1 il risultato finale. Il Lecce è passato in vantaggio con Mangosu, pareggio il Benevento con Coda, non Coda l'amico mio qui dietro, ma Coda l'attaccante del Benevento, 1-1, bella partita. Il Lecce comunque gioca bene, è stato espulso Liverani con delle proteste a fine partita, vabbè sappiamo Liverani come è fatto, però veramente il Lecce gioca una bella partita e anche il Benevento ha combattuto veramente su ogni pallone, è stata una bella bella partita fra due squadre che giocano un bel calcio, o perlomeno hanno giocato oggi un bel calcio. Il Lecce lo fa più tempo, il Benevento per tante partite non è che abbia così tanto entusiasmato, però oggi ha fatto veramente una bella partita. Si è giocata, raga, alle ore 18 Perugia-Brescia e qui questo ci interessava ancora di più perché il Brescia era a pari merito con noi. Raga, il Brescia ha vinto 2-0, la partita è finita da poco, c'è stato un gol subito all'inizio di Torregrossa dopo 5 minuti e poi per il Brescia ha raddoppiato il nostro ex Donnarumma che noi qui tanto rimpiangiamo perché all'epoca prendemmo cocco per Donnarumma che lo facemmo andare via. Il Brescia ha vinto 2-0 e quindi si avvicina al Palermo lì in alta classifica. Domani alle 15 ci saranno altre due partite, Cosenza Ascoli, questa è una partita per le squadre perché occupano una posizione di bassa classifica, c'è Padova Verona che è un coda testa questo qui perché il Verona è in zona playoff, il Padova invece è ultimo in classifica. Alle 21 domani ci sta Pescara Cremonese e poi lunedì si giocherà Spezia Venezia. Raga, che dire, domani la partita del Pescara non sarà facile, con la Cremonese non sarà facile, non sarà facile neanche la partita successiva che andremo a giocare a Livorno, perché sono squadre che la Cremonese ha cambiato allenatore, ha cacciato Mandornini e non è un avversario facile. Oggi Pillon ha detto addirittura che la Cremonese è una delle più forti del campionato, io non lo so, sicuramente le premesse inizio anno erano altre con Mandorlini in panchina e per i giocatori che aveva comprato, poi i campionati si sanno come vanno, abbiamo visto anche noi l'anno scorso come si è evoluto il nostro campionato, abbiamo rischiato anche una retrocessione che fortunatamente non è avvenuta all'ultima giornata, ci siamo salvati.
Quindi la Cremonese domani non ci verrà a regalare nulla, sarà sicuramente una partita molto 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 ostica. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo giocarcela al meglio delle nostre possibilità. La formazione dovrebbe essere la solita, ci sono soltanto i due dubbi. Allora, in porta dovrebbe giocare Fiorillo, difesa a 4 con forse Ciofani a destra o Balzano, perché Balzano è rientrato negli ultimi due giorni, ha avuto l'influenza settimana. Centrali Gravigliano e Scognamiglio, sulla sinistra giocare Del Grosso. Centrocampo sicuri secondo me Brugman e Memusciai, l'unico dubbio potrebbe essere Macin o Menegoni. Staremo a vedere che cosa sceglie il nostro mister Pillon. Per quanto riguarda l'attacco, Mancuso punta centrale, a destra Marras, a sinistra dovrebbe giocare Antonucci. Capone torna in panchina, sicuramente non ha i 90 minuti nelle gambe, piano piano dovrà essere incominciare a essere messo in campo per ritrovare la forma migliore dopo che è stato fuori veramente tanto 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 tempo per l'infortunio al piede. Quindi la formazione è questa. Io non so ora se il mister ha in mente qualche altra cosa. Il mercato, raga, capitolo mercato, poi farò un video a parte. Adesso vi carico questo, poi registro un altro video dove voglio parlare un po' del mercato. Secondo me cosa manca a sto Pescara, vi dico la mia. Quindi domani, mi raccomando, tutti quanti allo stadio, non mancate, perché veramente dobbiamo stare vicino a questa squadra, dobbiamo vincere per forza, perché dobbiamo riprendere il Brescia e soprattutto non dobbiamo lasciarci sfuggire l'occasione di andare a 35 punti e di in pratica accorciare la classifica e arrivare a meno 2 dal Palermo. Raga, il campionato è lungo, però non dobbiamo più perdere punti per strada. Anche un pareggio va bene. Se vinciamo andiamo a 35 e cominciamo a staccare. Poi ci sarebbero, raga, tutto un discorso a parte da fare con il Palermo, il Brescia e il Pescara, che cominciano a staccare veramente gli altri, perché poi ci troviamo con un Lecce a 31. È vero che il Verona deve ancora giocare e quindi potrebbe andare a 33 e quindi accodarsi. Però intanto staccarsi è tanta roba, perché stare a 37, 35, 35 si incominciano a staccare per la zona playoff. Va bene, potremmo anche evitarli, che ne sai, alla fine se ci stanno tipo mi pare 9-10 punti di distacco tra la seconda, la terza e la quarta, non si fanno i playoff, mi pare che il regolamento sia così, non vorrei sbagliarmi. Quindi è un campionato tutto da vedere, è un campionato tutto da giocare e soprattutto, come dico sempre, nulla è scontato. L'abbiamo visto oggi, l'abbiamo visto ieri, la Salernitana, chi se lo aspettava che la Salernitana vincesse a Palermo 2-1? Nessuno. Il Cittadella ha pareggiato con il Crotone, quindi tutto è da vedere. Mi raccomando, ci vediamo nei prossimi video, lasciate il like, commentate qui sotto se avete qualcosa da dirmi, vi lascio in descrizione il link al mio gruppo Facebook Pescaresi Convinti, siamo 1500 tifosi biancazzurri, adesso mi fa piacere, vi lascio qui sotto sempre in descrizione la mia pagina Facebook e il mio Instagram. Vi saluto, ciao a tutti, buon campionato, sempre Forza Pescara, ciao!